La prima riunione del nuovo anno pastorale per i rappresentanti dell'ufficio sport, turismo e tempo libero ha avuto uno scopo conoscitivo ma anche operativo. Il vescovo, delegato per questo ambito, Monsignor Niccolò Anselmi, ha sottolineato l'aspetto formativo delle diverse discipline sportive. Alla luce dell'enciclica Fratelli Tutti, come lo sport possa essere veramente un veicolo di fraternità, di inclusione, di uguaglianza, che quindi nonché di educazione, di rispetto, di onestà. I delegati delle diocesi hanno messo in comune reciproche esperienze dandosi un programma di azione articolato su due fronti. Sono ambiti di evangelizzazione che non sono estranei alla vita della Chiesa, per cui noi sappiamo che il Signore passa attraverso anche questi mondi che poi sono fatti di persone, per cui vorremmo sempre di più collaborare all'interno della realtà ecclesiale ma anche all'esterno. E poi anche una seconda cosa concreta è quella di poter pensare dei momenti di incontro concreto, di formazione anche reciproca, di ascolto anche verso dirigenti di federazioni o di altre realtà legate appunto allo sport o altre cose che sono anche un po' al di fuori, per cui speriamo proprio al più presto di realizzarle. L'incontro è stato un'occasione per conoscere il nuovo incaricato regionale, Riccardo Tomasella, che ha indicato nel gioco di squadra uno dei punti di forza del lavoro comune. Stiamo vivendo proprio un periodo del sinodo, che è lo stare insieme, il camminare insieme. Ecco, dall'incontro di oggi secondo me c'è stata proprio questa voglia, che raramente ho visto da altri incontri che ho fatto, c'è proprio questa voglia di camminare insieme, di lo stare insieme, e ovviamente siccome è anche un po' nel mio stile, io sono molto contento, è un buon inizio, se questo è l'inizio ci auguriamo un bel cammino.